Ecco, ci bisogna dei nostri piccoli. Ecco, presidente, c'è solo un presidente. Portaci in Europa, presidente. Io ringrazio i genitori pubblicamente di questo gruppo veramente meraviglioso. Ci metterò l'anima per potervi regalare le più belle emozioni che si possono avere nel mondo del calcio. Ci metterò tutta la mia forza e vi regalerò 2-3 anni di spettacolo. Questo ve lo posso garantire. Bravo mister, il nostro mister Gabriele, responsabile tecnico della scuola calcio settore giovanile della Virtus. Con la società abbiamo dei programmi ambiziosi e con il tempo vedrete questi ragazzi che giocheranno al calcio, si faranno rispettare sul campo e fuori dal campo. Stiamo crescendo a vista d'occhio, tutti. La cosa che mi dispiace è che non ci possiamo confrontare con le altre squadre, ma vi prometto che vi regalerò altre giornate più belle di queste, perché giocare tra di noi non è bello, però la partecipazione di tutti questi genitori è la nostra vittoria. Grazie di tutto. Bravo. Salutami tutti, nome della società, grazie. Ringrazio per essere qui alla Ventino e sempre appena possibile vi cambieremo sicuramente. Ah, non c'è problema, buon rientro. Grazie ancora. A posto. Forse andatevi a cambiare ragazzi, tutti negli spogliatoi. È terminato questo terzo tempo, dopo l'esibizione dei nostri baby con l'Aventino, Valle Aventino. Adesso i ragazzini rientrano. Bravo. Ciao. Viva che sei fentano. Bravo. Terminato, si può dire quasi ai sgoccioli, questo terzo tempo organizzato dalla Virtus per Castelfrentano con la fattiva collaborazione e contribuzione che hanno contribuito le mamme dei nostri baby atleti, che hanno predisposto un buffet, un sostanzioso buffet, dove a fine esibizione i nostri baby atleti e i baby atleti della Valle Aventino si sono ristorati giustamente dopo aver giocato al di fuori con c'era il sole, qualche nuvola, però la temperatura a un certo punto si è fatta un po' frizzantina, ma i ragazzini sono sempre carichi. Gli è stato levato il pallone adesso, se no stavano fino a mezzanotte a giocare. Andiamo a togliere le divise. Sì, le divise, andate a togliere le divise. Carol, vai con mister Gabriele nello spogliatoio. Nello spogliatoio tutti ragazzi. Nello spogliatoio, sta chiamando il mister, andatevi a cambiare. Si toglie pure la divisa. Pure la divisa che lo ridai al mister. Bene, abbiamo concluso questo meraviglioso pomeriggio qua al nuovo di Via Olimpia. Dobbiamo ringraziare sempre l'amministrazione comunale di Castelfrentano nella persona del signor sindaco Gabriele D'Angelo e tutti i suoi collaboratori
che ci hanno messo come sempre a disposizione questo meraviglioso impianto. Adesso ci troviamo nella struttura polivalente coperta, detto comunemente il pallone, dove c'è stato, si può dire, il buffet del terzo tempo dopo l'esibizione dei nostri ragazzi. Mercoledì, nell'ambito delle iniziative di questa società, una delegazione della scuola calcio si porterà presso il centro per anziani, la Fraternità, qua di Castelfrentano, per portare un po' di gioia agli ricoverati di tale struttura. Oh, c'è anche mio nipote qua, il suo nipote Samuele.